Canche Abbaia, il format dedicato a chi ama il più fedele amico dell'uomo. In studio l'educatore cinofilo Maurizio Luppi. E siamo con Maurizio Luppi, educatore cinofilo, benvenuto. Ciao Giannine. Si sa che i cani interagiscono con noi tutti i giorni nella vita quotidiana, ma la loro capacità di farlo è genetica o acquisita? Tra l'altro è un punto molto importante per capire e entrare nel mondo dei cani da una porta un po' diversa da quale noi di solito si entra. Noi entriamo dalla porta dell'uomo, è il centro dell'universo, e invece è parte dell'universo, così come lo sono i cani e le piante. La capacità dei cani di capire l'uomo è diventata genetica proprio dalla sua origine. Infatti nella notte dei tempi l'avvicinamento di questi lupi che seguivano queste tribù di nomadi bipedi ha fatto sì che pian pianino ci sia stata un'evoluzione dal lupo al cane. Di questo ne abbiamo parlato e ne parlo anche nei miei libri diffusamente. Infatti non è stato l'uomo che ha domesticato il lupo, ma è il lupo che pian pianino si è addomesticato da solo per poter partecipare attivamente alla vita di questo animale come lui, che gli risultava strano, curioso e simpatico. Il fatto che ci sia una stretta correlazione tra l'uomo e il cane è stata studiata e anche provata da diversi antropologi e studiosi del campo, dove hanno visto che da uomo di Neanderthal, uomo sapiens, da lupo a cane, è stata una coevoluzione, cioè è avvenuto quasi in contemporanea, ovvero sì, negli stessi tempi, negli stessi luoghi, con le stesse modalità, e i cani si sono avvicinati all'uomo e l'uomo si è avvicinato a questo lupo che era molto più mansueto, infatti era il protocane, cioè il primo cane. Nei cani, che sono animali come siamo noi, è rimasta però una capacità intuitiva ed empatica molto più forte rispetto a quello che poi aveva l'uomo, nel senso che il cervello dell'uomo di Neanderthal è diventato differente nell'uomo sapiens, ovvero sia si è specializzato nell'emisfero razionale e quindi ha perso quella spontaneità, quella genuinità, quell'immediatezza che dà tutto il mondo irrazionale, che è il mondo delle emozioni. Il cane vive il mondo delle emozioni e come tutti gli animali è immerso in questo mondo delle emozioni. Noi invece purtroppo i nostri modelli sociali di educazione ci allontanano, però sono cose che si sono traslasciate ma non sono perse, l'abbiamo comunque dentro di noi. Per i cani cosa c'è da dire? Hanno fatto diversi test per capire appunto la capacità di introiettarsi in quello che è di fronte a noi e hanno visto che c'è nel cane è presente la teoria della mente. Questo è un test che si fa anche con i bambini, ponendoli a una certa età di fronte a uno specchio si vede che non si riconoscono, dopo quando diventano più adulti invece si riconoscono e nei cani questo test dello specchio si è dovuto trasformare, perché il mondo dei cani è un mondo olfattivo e non visivo, con un test analogo che l'ha fatto l'etologo americano Mark Beckhoff utilizzando appunto il senso dell'olfatto, e attraverso questo test chiamato della macchia gialla hanno visto che anche i cani hanno la teoria della mente, cioè hanno la consapevolezza di se stessi. Questo fatto poi va a seguire un'altra ricerca molto importante di un altro scienziato americano, dove ha fatto la risonanza magnetica a un cane testo, non addormentato, non sedato, e ha riscontrato che sono presenti anche nel suo cervello, nel cervello del cane, i neuroni a specchio. Cosa sono i neuroni a specchio? Ebbene, sono quei neuroni che riconoscono e introiettano in sé quello che è all'esterno di sé, e quindi a movimento dell'arto anteriore destro di un uomo, di uno sperimentatore, il cane attivava quelle cellule relative alla zona motoria del proprio arto motorio destro. Quindi tutti questi fattori, sia quello della correlazione antica che ha portato questa evoluzione del lupo al cane, e con la vicinanza ovviamente e la convivenza con l'uomo, e questi fattori
provate dalla scienza, che hanno determinate capacità, ci fanno ben capire come in loro è molto più forte, più acuto il senso di comprensione di quello che noi facciamo, che di quello che noi pensiamo addirittura, anche senza mostrarlo. Infatti, se noi pensiamo di uscire a lasciarlo solo in casa il cane di questo se ne accorge e ce lo dimostra. Come fa? Nel suo stesso senso, lui avverte che c'è un cambiamento emozionale e quindi lo registra e ne prende atto. Il cane è molto sottile, il mondo dei cani è un mondo fantastico che è molto difficile conoscerlo al 100%, però più approfondiamo la conoscenza e più ci aiuta anche a capire noi stessi. E la valenza del cane a fianco all'uomo da migliaia e migliaia di anni, per cui il cane ci ha aiutato e noi oggi lo facciamo intervenire nella nostra vita quotidiana, dobbiamo aiutarlo pure, perché ovviamente il suo ambito è un ambito più naturale, la città, il modo di vita moderno non è quello dei più appropriati per lui, che comunque ha grande disponibilità a sopportare tutti i disagi per il fatto di volerci stare vicini ed amarci, che è la bandiera del cane, è l'amore per l'uomo. E noi ringraziamo Maurizio Luppi per queste informazioni, grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie Giannina e arrivederci a tutti voi. Abbiamo trasmesso Can che abbaia, il format dedicato al più fedele amico dell'uomo.